Sale sul palco Alessandro La Fortezza, responsabile marketing. Buonasera, benvenuto. E applauso sempre più deboli. Senta, oramai gli dobbiamo dare dei carboidrati. Buonasera Prego. a tutti. <ride> Grazie a tutti. Allora, io qui rappresento in questo momento esattamente tre aziende, non una sola, ma perché sono tre? Perché hanno deciso di unirsi per uno scopo comune. Andiamo a presentarle una per uno, se mi. Tete, grazie. La Lightstone Fast è un'azienda italiana che ha origine circa 30 anni fa e la quale si occupa principalmente soprattutto agli inizi del eh, green building. Quindi che cos'è? Le costruzioni eh, verdi, cioè come, come le chiamano loro, verdi, però in bio eh, bio costruzioni. Successivamente hanno deciso di iniziare a usufruire l'acciaio, il famoso steel frame. L'acciaio leggero che vantaggi può portare alle costruzioni? Prima di tutto le tempistiche di costruzione che sono molto ridotte rispetto al cemento normale. Secondo anche le... No, quella di prima ancora, grazie. Ok. Secondo anche la lavorazione a secco una volta che la struttura è stata fatta. Quindi, è completamente ehm, veloce nel, nel realizzare il, il progetto che ci viene affidato dal cliente. La seconda azienda che rappresento, slide, grazie, la Cascasi Energy SRL, si occupa anche questa da 30 anni di energia rinnovabile, quindi energia eolica, energia fotovoltaica e energia con idrogeno. L'energia li, con l'idrogeno l'abbiniamo o al fotovoltaico o al, uh, all'eolico. Adesso, eh, fondamentalmente, sembra un po' strano l'energia dell'idrogeno. Tanti hanno delle, dei dubbi, tanti hanno delle eh, perplessità per quello che è successo tanti anni fa negli Stati Uniti, eh, l'idrogeno. Voi mh, fate conto che andrà a sostituire anche i carburanti delle auto che ci sono in questo momento e successivamente con circa un litro di idrogeno si potranno percorrere circa 140 km a un costo di 4 euro. Al di là del, 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 delle automobili, diciamo, l'idrogeno verrà anche, eh, ed è stato mh, fatto già un prototipo, verrà anche messo eh, nelle abitazioni, nel residenziale. Quindi verrà costruito il primo condominio eh, in Europa, credo, completamente alimentato a pannelli fotovoltaici e abbinati alla centrale idrogeno. Quindi sarà completamente autosufficiente. La terza slide, che è la terza società per la quale rappresento, che rappresento io, è la Property Re, che è un'azienda che anche questa è 30 anni che è sul mercato per quanto riguarda il real estate. Quindi e 15 anni si occupa principalmente di sviluppo immobiliare, quindi operazioni immobiliari e abbiamo deciso assieme al CEO di, eh, della LSF e del, della Casa, casa Ok? dell'Etalogeno, non c'è problema. Esatto, di eh, unirci e eh, creare una sinergia talmente potente che andiamo a soddisfare completamente le esigenze del cliente. Dalla A alla Z Fatto già? Insomma, veloce, applausi. Senta, una domanda. Certo: Abbiamo sei minuti ancora per tre aziende. Venga, venga qua, venga il tuo. Se mi fa uscire giù. Andiamo direttamente andiamo a fare a... l'aperitivo. Allora, come è cambiato il mondo del real estate dopo tutto quello che abbiamo detto: no? eh, la pandemia, l'attenzione all'uomo, l'attenzione alla sostenibilità. Beh, il Diritto alla salute, eh? rispetto dell'ambiente, è un mondo che è cambiato completamente. È no? cambiato... Abbiamo visto prima gli grandi architetti, certo. il design interno, l'esterno, l'interno, la città. Come è cambiato il real estate? Ma è cambiato mh, principalmente, secondo noi, per quanto riguarda il cliente del real estate. Perché ovviamente la pandemia purtroppo ci ha chiuso in casa. Certo. Quindi spazi piccoli, spazi dove. Tanti matrimoni sono andati a quel paese, tanta gente non ce la faceva Beh, più a stare in casa. Qualche coppia sarà anche nata a volte. Però, e quindi diciamo che eh, il, il voler trovare del, delle soluzioni più grandi, con dei spazi esterni, soprattutto nelle grandi città, è cambiato completamente in, questi, in questo sì. anno. Diciamo. Va bene, la ringrazio, grazie per la sua testimonianza.